Visto che stiamo mangiando, cioè stiamo pensando a mangiare, vedi Dino, io già penso, no, al pranzo, poi oggi dovrebbe essere un lautopasto, visto il mio compleanno, però parliamo insieme a te, caro presidente dell'associazione Bellante Inn, caro Dino Iachini, di questa sesta sagra delle lumache. Buongiorno! Buongiorno e auguri. Grazie, mannaggia, mannaggia. Senti, Dino, queste lumache si fanno mangiare, ma sono lumache di terra e non quelle di mare, giusto? Assolutamente sì. Allora, torna questa sesta sagra delle lumache, spieghiamo dove, come, perché vi è venuta questa idea. Allora, l'idea nasce appunto 6 anni fa, Sì. perché nel territorio Ne c'era. avevate troppe? No, c'era una signora che c'era un allevamento. Ecco, ah, ecco. Perché ovviamente le lumache che si raccolgono per strada non si possono vendere perché deve avere la provenienza, deve avere tutta la certificazione, eccetera. Certo. E poi, a causa di un forte alluvione, praticamente l'allevamento di Bellante è finito, non c'è più. Aia. E adesso stiamo pensando di rifare qualcosa, vediamo un attimino se riusciamo a ricreare A ricreare anche sul questo territorio allevamento che questo era diventato allevamento. famosissimo, Sì, no, era Dino? abbastanza importante. E adesso invece le prendiamo da un allevamento dell'Aquila, che è uno dei più vicini che stanno qui nel territorio Abruzzese. abruzzese, e allevati veramente con tutti i criteri Giusti, no? La giusti. qualità, la certificazione, Esattamente, la pulizia, la se vogliamo, pulizia. anche del La prodotto. pulizia noi lo prendiamo, ovviamente siamo noi a pulirle, sono le nostre donne che le puliscono. Come si puliscono le lumache? Quante ore devono stare a spurgare? No, Spiegami perché, a ecco. spurgare ci staranno settimane, ci devono stare settimane. Ecco. E poi vengono praticamente bollite, tirate fuori dal guscio, tolta la parte, diciamo, dello stomaco, la parte Certo. non commestibile, poi vengono lavate con acqua e aceto per 2 giorni praticamente. Sì. Dopodiché noi non è un piatto che puoi provare un lavoro e puoi fare giornalmente durante la sagra, quindi lo dobbiamo congelare. Lo facciamo tutto il mese di maggio, nei fine settimana, perché noi ci possiamo dedicare solo a tempo perso a questa Mamma cosa. mia, per fare una sagra Sì. tutto questo, un lavoro che dura mesi, Sì, almeno due veramente mesi. un grande lavoro, un grande lavoro. Quante persone lavorano per questo progetto? Ma siamo una 15ina di persone Che indicativamente, cioè tutti, lavorano, sì. insomma, costantemente al Poi invece weekend. nel periodo della saga sono tutti ragazzi, tutti i volontari che ci danno la mano, cioè Certo. saremo anche 40 nel progetto. Bello, bello. Allora, questa sesta sagra delle lumache dal 17 al 21 giugno, quindi ci siamo fra 2 giorni. Raccontiamo dove, Dino? A Bellante Paese, sul Belvedere, abbiamo un posticino abbastanza Molto carino, carino, anche sì. molto romantico se vogliamo, con Sì. questo bel vedere, vabbè, Sì, c'è è un bel posto, è un bel posto. Mettiamo su degli stand al coperto, quindi anche in caso di pioggia possiamo Operare, lavorare. certo. E niente. Senti, ma quando dici arte e spettacolo tutte le sere a Bellante Paese, proprio grazie alla sesta sagra delle lumache, a che cosa si fa riferimento? Ci sono tutti i piccoli gruppi musicali del territorio, più o Sì. meno del territorio, che fanno animazione, Ah, quindi si piccola mangia, si musica. sta bene, Esattamente, e esattamente. si ascolta anche della buona musica. Sì. Facciamo così, fra pochissimo, caro presidente, raccontiamo il menù, va bene? Va benissimo. Fra poco, in diretta su R9, vi raccontiamo le specialità. Chiacchiere in questa mattinata alle 12.30, per questo lunedì, con l'amico di Radio R9, per l'associazione Bellante Inn, Dino Iachini. Caro presidente, sesta edizione per questa sagra delle lumache a Bellante dal 17 al 21 giugno. Qual è il menù? Facci sognare. Innanzitutto non possono mancare le lumache, quindi lumache in pozzetto, Ecco. e poi ci facciamo anche un primo che sono le tagliatelle di farro, anche questo farro coltivato nella nostra zona, Sì, quindi bello. a chilometro zero. Sì. E sono le pennette alla bellantese, che praticamente è un primo con un mix di carne macinata, piselli e funghi particolare del posto. Poi facciamo le classiche cose, sono gli arrosticini, le frittelle, le patatine, le Vabbè, poi frittelle con chiaramente, formaggio esatto, fritto, quello che si tutto può, quello che si può mangiare durante una bella serata d'estate, no? esattamente, esattamente. Insomma, queste lumache, al primo assaggio, che sapore hanno? Se Ma guarda, possiamo spiegarlo un è pochino. un po' complicata. Esatto. Comunque, diciamo che assomiglia molto alla lumaca di mare, ma non è uguale. Però ci sta, Sì, ci sta, se non assomiglia. altro nella struttura. Esattamente, esattamente. Assomiglia un pochettino alla lumachina di mare. Però è da È provare. da provare, è particolare, è Non dite particolare. no.
così. No, guarda, inizialmente... A prescindere, bisogna provare. Inizialmente erano tutti titubanti, adesso noi possiamo dire, comunque vantare una cosa importante. Esatto, ogni parliamo anno, di numeri. Ogni anno abbiamo raddoppiato le presenze, iniziamo veramente con poco e oggi ci sta diventando un lavoro importante perché comunque ci vuole tanta materia prima che poi tra parenze è molto costosa. Sì. È molto lavoro. È molto lavoro. E quindi, insomma, secondo me davvero ne vale la pena, perché tutto sommato mangi una cosa legata alla tradizione, se vogliamo, di Bellante. Sì. E perché no, mangi una cosa che a casa non potresti fare mai perché è troppo faticosa, è troppo lavorata, è troppo ricercata, è troppo costosa. E poi ti metti lì, ti siedi, ti fai servire e passi la serata con la musica. Una bevanda fresca, c'è tutto. E va bene, vabbè. Poi Bellante è un paese così carino. Grazie Dino, davvero. Salutiamo gli amici dell'associazione intera che ci stanno magari ascoltando. Adesso sono al lavoro. Ieri avete montato gli stand. Sabato e domenica abbiamo montato tutti gli stand. Una fatica. Con un sacco di amici che ci hanno aiutato, perché abbiamo tanti amici, un gruppo Alpini. Abbiamo fatto un buon lavoro, un ottimo lavoro. Un po' faticoso. Avete sudato parecchio. Parecchio. Visto il clima. Anche molto caldo. Però ne è valsa la pena, dai. Assolutamente sì. 17-21 giugno a Bellante. Grazie Dino Iachini, grazie Presidente. Prego, grazie a voi. Va bene? Grazie. Ma andate a mangiare l'unimà che poi magari mi scrivete e mi fate sapere. Noi torniamo alla musica su R9 alle 12.33. Bastiglia.